Ciao a tutti ragazzi e come al solito bentornati sul canale. Questo sarà un video un po' particolare perché non andremo a parlare come al solito di action figures, fare unboxing eccetera. O meglio, un unboxing ci sarà ma di qualcosa di completamente diverso. Infatti sto parlando di questo album che è l'ultimo rilasciato dalla Panini per quanto riguarda Spider-Man. Andremo a vedere sia l'album che queste figurine. Sono 24 pacchetti, ho preso il box da 24, quindi vedremo se riusciremo all'interno di questo video ad unboxarle, a vederle tutte quante. Quindi, bando alle ciance, andiamo subito a vedere l'album. Ecco qui l'album, ragazzi. Chiedo scusa per la qualità audio, se vi bomberà un po', ma come dicevo già in un altro video, questo studio è in fase di costruzione, diciamo. Quindi per un po' di tempo purtroppo la situazione sarà questa. Comunque veniamo a noi, questo è l'album che preciso è in un'edizione limitata, come vedete è in copertina rigida, cartonata, trovato a Lucca Comics and Games a €16,90 e potete comunque reperirlo sempre sul sito della Panini che vi metto qui sotto in descrizione. Qui la luce ovviamente dà un po' di fastidio perché questa copertina è lucida, quindi riflettente. Molto figa secondo me. E nella parte posteriore vediamo sempre il nostro Miles. Bellissima, bellissima copertina secondo me. Ora andiamo ad aprirlo, vi faccio vedere qualche pagina. Benvenuti nello Spider-Verse. Faccio vedere solo qualche pagina. Qui abbiamo la collezione completa delle card. E come vedete nella descrizione, la collezione è costituita da 192 figurine, un inserto, un fumetto e 50 card dedicate. Le 50 card sono queste, che trovo veramente fighe, poi le andremo a vedere, quelle che troveremo spacchettando. Quindi, faccio vedere, come vi dicevo, qualche pagina dedicata ai vari Spider-Man, ai vari universi. Spider-Man, questi nemici, alleati, sempre Spider-Man, focus sui nemici e sugli alleati di quest'altro Spider-Man. Come vedete poi ogni figurina sotto ha una sorta di fumetto, diciamo, quindi molto figa. Questa è Ghost Spider, anche qui c'è sempre un focus sui nemici e gli alleati. Spider-Man 2099, c'è sempre comunque una descrizione, il vero nome, la provenienza, la prima apparizione, quando c'è stata, i creatori. Quindi davvero, secondo me, fatto veramente bene quest'album. Infatti saranno tipo una quindicina d'anni che non colleziono album, ma questo è... mi ha colpito subito, quindi ho deciso di prenderlo e di prendere l'edizione limitata. Comunque, come vedete, quindi pieno di pagine con degli artwork pazzeschi, c'è sempre il focus nemici alleati per ogni Spider-Man, i nemici dello Spider-Verse, le rivalità, guardate che bello il fumetto, bellissimo. Ancora non l'ho sfogliato per bene nemmeno io perché questa è la prima volta, diciamo, che lo apro. Qui avete tutte le immagini, quali sono gli autori. Guardate che spettacolo, quelle che sono gli autori di tutte le immagini che vedete all'interno dell'album. Mi sa che completo sto album deve essere una figata proprio. Comunque poi abbiamo questa sezione che è ovviamente sempre lucida, che ci permette praticamente di andare staccando lungo i bordi questa parte, andare a costruire una sorta di scatolina, una sorta di astuccio per contenere le nostre card, cosa che poi andrò a fare off camera ovviamente. E poi abbiamo questo fumetto con delle figurine, delle card particolari, infatti sono numerate con le F, se riesco ad aprirvelo, che è veramente figo, guardate che meraviglia. Veramente bellissima. E dall'altra parte anche parte sugli Avengers,
Viaggio nel multiverso. Eccolo qui. Bene ragazzi, adesso chiudiamo tutto per bene. Ok. E andiamo. Cominciamo a vedere i nostri pacchetti che, come vedete, sono ancora sigillati. Mamma mia, che brutta cosa. Anche qui pagati praticamente 1 euro a pacchetto. Allora, ne abbiamo diversi, come vedete, sono 24, quindi vediamo se li spacchetterò tutti in questo video, ne farò un altro. Probabilmente lo spacchettamento lo farò off camera e poi vi faccio vedere tutte le figurine che troverò. Il primo pacchetto, ragazzi, andiamo a unboxarlo insieme, andiamo a spacchettare, quindi delicatamente, come al solito. Allora, qui non so se seguono un ordine preciso, non mi sono informato per niente, quindi cerchiamo di non vedere. Ok, allora, abbiamo figurine, mamma mia che belli gli artwork, veramente belle, porca miseria. Una, due, qui c'è Spider-Man 99, stupenda. Quindi sono, in realtà, sono 4 figurine più una card, che in questo caso è la C27 di 50, ed eccola qui. Molto belle. Molto belle. Ok, mettiamo da una parte. Andiamo a spacchettare gli altri pacchetti. Ve lo faccio off camera, ragazzi, e poi ve le faccio vedere tutte insieme. Anche l'ultimo pacchetto, ragazzi, è andato. Abbiamo da vedere un bel po' di figurine e card. Queste sono tutte quelle che ho trovato in 24 pacchetti. Direi che cominciamo in bellezza con questa holo stupenda di Spider-Man. Guardate le illustrazioni, raga, che fighe che sono. Oh, bellissima questa anche. Quindi c'è qualche holo, invece qualcuna normale. Ecco, con la prima card, oltre a quella che ovviamente abbiamo visto prima. Oh, Spider-Punk, stupenda. Questa è metà, quindi c'è anche qualcosa, X-Men, Avengers, figa. Mi sorprende la qualità veramente di queste immagini. Seconda card. Wow. Altra holo. Veramente molto fighe. Cerco di andare un po' più spedito, ragazzi. Bellissima anche questa. Le card devo dire che hanno una qualità assurda, raga. Ma anche le figurine, guardate che roba. Un altro Cyberpunk. Spider-Punk, scusate. Ecco la prima doppia. Gianluca del Colosso dei Nerd. Questa sai che è roba tua, no? Cerco di andare un po' più veloce, ragazzi, se no il video dura 20 minuti. Bella. Ok. Andiamo avanti. Spider-Gwen. Bellissime queste. Mamma mia. Ok. Venom e Carnage, bella. Oh, fino adesso, adesso non me la voglio tirare, ma a doppie solo una, eh. Ecco, porca vacca, l'ho detto. Doppio solo una ed è arrivata la seconda. Beh, le figurine sono 192, ma saranno una più bella dell'altra. Terzo doppione, mi dovevo star zitto, bello e capito.
Ma bellissima questa figurina, mamma mia. Anche questa Holo. Questo pacchetto l'ho aperto al contrario, mi sa. Spider-Gwen, anche qui bellissima. Ok, questa è nuova. Questa stupenda. Ragazzi, sarò ripetitivo, ma io sembro un bambino davanti a queste cose. Oh, fantastica, questa è la seconda parte, la seconda metà, scusate, di quella precedente. Questa invece, boh, forse sono tre parti. Allora, questa è quella centrale. Ottimo, quindi probabilmente ho completato. Questo, ok. Altro doppio. Altra Holo, anche questa bellissima, non so se voi riuscite a vederle bene, ma sono fantastiche. Questi sono i tin. Questa non mi ricordo se l'avevo vista prima, mi sembra di sì, comunque la mettiamo in mezzo, poi ricontrollo. Bellissime. Allora, oh, Venom! Giallo? Lo vuoi un Venom? Questo. Oh, bellissimo. Col drone. Anche questo aperto al contrario. Fighissimo Venom in questo caso. E altra Holo. Ecco. Ecco l'altro Venom. Queste sono per Gianluca. Ci siamo ripromessi di scambiarci i doppioni. Anche questa già trovata. Un altro Venom Holo, bellissima, fantastiche. Questa già ce l'avevo. Questa l'avevamo già trovata nel primo pacchetto. Ah, qui c'è un'altra card. Mi sa che alcuni pacchetti li ho aperti al contrario, quindi ci siamo spoilerati la card prima del dovuto, ma vabbè. Prima del previsto. Queste con Spider-Punk sono veramente fighe, ragazzi. Qui ci sono. Bella. Il costume di Iron Man, che figo anche qui. Questa anche doppia. Altra card. Già ce l'abbiamo, doppia. Wow, bella questa anche, tutta Holo. Allora. Poi è figo, è curioso andare a leggere poi le varie didascalie. Bella. E che cacchio, di nuovo, subito. Siamo all'ultimo, all'ultimo pacchetto. Oh, bellissima. Bene, ragazzi, allora qualche doppio, poi vedrò anche nelle figurine, ma giusto delle card, già trovato una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove doppioni in 24 pacchetti. Comunque andremo a vedere poi. Per bene, andrò a rifare il controllo. Queste sono le card invece uniche e queste le figurine. Adesso, ragazzi, non starò qui ad attaccarle, ovviamente, le attacco tutte magari e
E poi, se volete, un altro video in cui vi faccio vedere l'album con le figurine attaccate. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando, se volete che continui questa serie, quindi una serie su questa collezione, ovvero quando comprerò nuovi pacchetti, se volete che faccia l'unboxing, diciamo lo spacchettamento, e se volete vedere il risultato finale, quindi le varie figurine incollate sull'album. Tenete in considerazione che probabilmente farò o una storia o farò proprio un video dedicato, adesso vediamo in base alla lunghezza, per farvi vedere appunto l'album con le figurine incollate. Quindi fatemi sapere appunto che cosa ne pensate, cosa preferite che faccia e mi regolerò di conseguenza. Detto questo, seguitemi sui social, mi raccomando, su Instagram e Facebook, i link li trovate qui sotto in descrizione. Seguite anche il colosso dei nerd, ricordatevi, Gianluca, che è sempre un buon amico e riesce sempre comunque ad aiutarmi in tutto. E detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguite il canale, iscrivetevi se non l'avete fatto perché stanno per arrivare degli unboxing e delle novità veramente assurde. Ok? Ciao ragazzi, a presto!